Il Perugia non è riuscito a conquistare la sua prima vittoria interna, questa volta però la squadra di Olivieri meritava ben di più del pareggio uscito dal campo. Infatti il secondo tempo ha regalato alla squadra umbra tante occasioni da gol, è mancata la stoccata finale, il colpo di grazia ma anche la fortuna. Il Cagliari ha disputato un buon primo tempo, squadra veloce in possesso di buoni schemi, l'11 di Tiddia si è visto in vantaggio grazie ad uno svarione dello stopper Pin al secondo della ripresa, cross di Virdis e colpo sicuro di Marchetti, aiutato da una incertezza del portiere Malizia. Pareggiava il gol dei Sardi al 16° di Gennaro, subentrato a De Gradi, con una conclusione violentissima su calcio di punizione di Casarza. Da segnalare infine una contestazione nel primo tempo al 41°, quando Brugnera entrava in contatto con Fortunato. Per l'arbitro Bergamo tutto regolare. Andiamo ora a Perugia-Cagliari. Qui due gli episodi. Da Quagliozzi, Nappi che tocca per Virdis, vedete Virdis è cinturato praticamente dal suo avversario diretto che è Pin, vedete con la freccia, adesso cercherò di indicarvi, vedete la mano di Pin che trattiene proprio per la vita Virdis. Non riesce più a controllare la palla Virdis, poi comunque allunga lo stesso per un compagno che tuttavia non controlla. Sull'altro fronte invece nel finale un attacco del Perugia, la palla ora è a Fortunato, tenta un primo dribble, riesce, poi arriva Brugnera e vede che c'è il piede di Fortunato e il piede di Brugnera che si incrociano sul pallone, forse arriva prima quello di Brugnera sotto quello di Fortunato, sta di fatto comunque che Fortunato va a terra e anche qui l'arbitro ha lasciato correre.